Allora, quando Fabio Castelli mi ha invitato a far parte del comitato scientifico della fiera MIA, la prima cosa che mi ha convinto è stato che per la prima volta, invece di essere le gallerie a presentare magari un porpurrì di autori, sono, come dire, ogni autore che avrà un suo stand personale. Quindi il visitatore potrà vedere davvero una piccola mostra personale per autore. Ci saranno mostre organizzate dalle gallerie, ma anche autori che si presentano da soli e che si presentano, diciamo, presentati dalla Fiera MIA, e quindi ci sarà per ogni autore un curatore che se ne seguirà il progetto, seguirà anche la stesura del catalogo, in modo tale che gli autori che si presentano anche da soli non risultino, come dire, abbandonati a se stessi, ma abbiano la curatela intera della fiera. E questo anche perché ci fa molto piacere dare la possibilità a degli autori, magari oggi privi di galleria, di potersi finalmente presentare anche ai galleristi, ai critici, ai curatori, in modo tale eventualmente da trovare un gallerista interessato, e questo mi è parso molto importante. Riguardo agli autori che sono presentati dalla Fiera MIA, c'è stata una grande selezione, perché uno anche degli obiettivi della fiera è quello proprio di dare il massimo della qualità, no? Quindi veramente di comune accordo, perché devo dire che c'è stata una grande sintonia nel comitato scientifico, sono stati anche scartati a malincuore e con dispiacere autori che secondo noi non rispettavano il livello adeguato per la fiera. Ecco, un altro aspetto che secondo me è molto significativo, che valorizza anche l'autore, è che per ogni autore ci sarà un piccolo catalogo, in modo tale che curatori, critici e visitatori possono avere poi un promemoria preciso del lavoro stesso dell'autore, e nel catalogo ci sarà anche un testo critico, in modo tale che la persona che legge potrà magari capire meglio il senso del lavoro, una biografia e quindi le informazioni poi per magari ripensare al lavoro dello stesso autore, magari per acquistare le opere, magari per contattare il gallerista o magari anche per conoscere meglio il lavoro dell'autore stesso. Vi aspetto dunque alla Fiera MIA, che mi immagino e spero riceva tanti visitatori interessati.